Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Io ora mi vedo, cioè vedo una luce assurda perché sto girando di pomeriggio e già si sono allungate le giornate. Inoltre ho messo anche la ring light perché ho paura che mentre registro la luce diurna se ne vada poco a poco e poi risulti proprio una schifezza questo video. Siccome lo devo, voglio fare per bene, ho acceso anche la luce artificiale, la ring light, che comunque mi fa tutto uno sfondo bianchissimo. Adesso in fotocamera mi vedo assolutamente bianca, però fa niente, iniziamo. Per il video di oggi sono davvero davvero molto molto contenta perché in realtà non mi aspettavo questo pacchetto che mi è arrivato il giorno prima di San Valentino da parte di Maybelline. Cioè mi aveva avvisato, però comunque è arrivato proprio in tempo, giusto giusto per San Valentino, e il pacchetto in questione è questo qui. Adesso io non so se riuscite a vederlo bene. Proviamo a spegnere la luce. Eccolo. Così no. Il pacchetto in questione è questo qui. Come potete vedere sembra praticamente una scatola di cioccolatini e c'è scritto: lasciati tentare, attenzione, crea dipendenza. Non si tratta di cioccolato, perché bensì all'interno abbiamo, in questo bel packaging che sembra, sapete, quei PR packaging che ricevono le americane, beh comunque sembra questo, abbiamo il mascara che ovviamente non è nuovo. Io vi ho già fatto una recensione su questo mascara, che è il Total Temptation Decadent Black. Questa è la nuova versione, perché appunto dovrebbe profumare di cioccolato, mentre quello che avevo, che mi hanno sempre mandato quelli della Maybelline, invece sapeva di cocco. All'interno di questo packaging spettacolare, che appunto è stato tutto rosa, a me piace tantissimo, faccio dire di qua, magari abbiamo meno luce. Allora, all'interno di questo packaging troviamo innanzitutto il mascara e poi mi hanno gentilmente inviato 4 cioccolatini, 2 fondenti e 2 al latte, di cui 3 sono stati già mangiati, ne è rimasto solo uno giusto per rappresentanza, e qui abbiamo la descrizione del prodotto. Quindi io innanzitutto vi rimando per tutte le opinioni personali su questo mascara alla recensione del mascara normale, quella versione originale, e ve la lascio qui nelle informazioni. Però comunque applichiamo anche questo mascara perché effettivamente dovrebbe essere leggermente più nero rispetto alla versione che sa di cocco, quindi noi lo applichiamo e dobbiamo appunto dire anche se sa di cioccolato. Quindi adesso io lo applico, quindi vi lascio innanzitutto all'applicazione, non si sa mai appunto, siete più interessate a scoprire più su questo mascara piuttosto che sull'altro, e poi vi leggo tutte le informazioni e vediamo se appunto sono esatte, se in realtà è praticamente uguale a quell'altro, solamente che appunto ha una profumazione diversa. Quindi ora vi lascio all'applicazione. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land.
Ragazzi, questo quindi è l'effetto con due strati di mascara e devo dire che si riconferma il mio grande amore di sempre. Questo mascara per me, almeno per la mia tipologia di ciglia, che sono innanzitutto sottili, sono chiarissime, sono inoltre molto dritte, per me dà appunto quel volume che io necessito, io quel colore nero intenso, e devo dire ragazzi che è il mio mascara preferito. Mi fa delle ciglia che nemmeno io so di avere, nel senso che senza mascara io non potrei andare in giro, cioè no, si potrei, ovvio, tutti possiamo andare in giro senza mascara. Allora, innanzitutto leggiamo qui tutte le informazioni che ci danno. Il volume è modulabile, passata dopo passata, questo assolutamente vero. Le ciglia sono davvero molto morbide, adesso io non le posso toccare perché sono ancora un po' fresche, quindi magari mi sporcherei, e forse questa sì, sono sempre molto morbidi, flessibili, quindi anche fare molte passate il prodotto non si indurisce, si secca sì, ma non si indurisce, non è pesante, quindi non dà quell'effetto ragno sul, sapete, no, che non è bello. Ciglia piene e soffici, assolutamente, questo mascara è un mascara innanzitutto volumizzante e poi per me sì, anche un po' allungante, però per lo più volumizzante, quindi ciglia piene e soffici, assolutamente vero. Applicazione sensoriale, nel senso che ovviamente dipende da persona a persona, per me è un'applicazione davvero molto facile, sì, subito, è un nero bello intenso, morbido, si secca subito, quindi non ha anche bisogno di aspettare tanto, sapete, perché ha una formulazione non molto liquida rispetto ai mascara che compriamo e che magari la loro texture, la loro composizione è molto liquida, quindi iniziano a far vedere il vero mascara dopo magari un paio di settimane. No, questo mascara già è il vero mascara dalla prima passata, quindi questa è una cosa che mi piace molto. Più nero del nero, devo dire che sì, è molto nero, anche se anche quello precedente era abbastanza nero, adesso io non mi rendo conto, visto che comunque ho capelli neri, sopracciglia nere, tutto nero, quindi non mi rendo conto, almeno su di me non fa una grande differenza, magari su una pelle più chiara, su degli occhi più chiari sicuramente potrebbe fare una differenza. Inoltre, il piacevole profumo di cioccolato, devo dire che questa è una cosa che onestamente non ho mai capito bene, nel senso che sì, ha un simile odore di cioccolato, ma come l'altra versione che dice che sa di cocco, secondo me sa più di zucchero filato, vaniglia, zucchero filato, e questo sì, sa un po' di cioccolato, ma è quel tipo di cioccolato sì, fondente, molto leggero, e sì, si sente, diciamo, l'odore al cioccolato permane per un po' di ore, quindi forse un paio d'ore, ovviamente poi va via, però in ogni caso è buono, perché ovviamente quando ci applichiamo il mascara, sia questo che quell'altro, al cocco è davvero una bella esperienza, nel senso che appunto siamo circondati da questo odore dolce. Se vi piacciono gli odori dolci, quindi cioccolato, zucchero filato, cocco, insomma questi gli odori tipicamente dei dolci, se vi piacciono sicuramente questo è un mascara che fa per voi. Se cercate anche un mascara volumizzante, un mascara che non vi appesantisca le ciglia, che non faccia grumi, perché questo effettivamente, almeno per come lo applico io, non mi fa grumi, non cadono i pezzettini di mascara qui sotto l'occhio, ed inoltre è bello nero intenso, quindi comunque è un buon mascara, quindi io sempre ve lo consiglio, anzi, anche perché ovviamente è il mio preferito, quindi io non potrei far altro che consigliarlo. Questo è tutto, spero che vi sia piaciuta questa mia recensione. Io ringrazio nuovamente Maybelline per avermi mandato un pacchettino per San Valentino, è stata davvero una bellissima, o meglio una dolcissima sorpresa, quindi ringrazio davvero di cuore il team di Maybelline, e noi ci vediamo invece in un prossimo video. Ciao!